Stiamo parlando di musica nera, un omaggio a James Brown, non potevamo non citare, questa è una citazione a Aretha Franklin. Assolutamente, anche lei veramente una grande... Io ho sempre creduto che la musica, diciamo soul, cioè la musica, ma il soul, il rhythm and blues, il blues, la musica che viene cantata in questo modo, che nasce che dall'anima, abbia una corsia preferenziale, perché ci arriva in maniera più diretta. Tocca delle corde particolari in maniera essenziale, profonda. Va bene, torniamo a noi, ci siamo così proprio trasognati, lasciati abbandonare alla musica, continuiamo a farlo. Allora, che cosa ascoltiamo adesso? Io mi piacerebbe adesso fare un brano di mia composizione che si intitola The Trip, è il viaggio, e simbolicamente ecco, è una piccola dedica a questi grandi che ci hanno lasciato. Voglio ricordare anche Ray Charles, che poi potremmo aggiungere tantissimi altri. Il viaggio The Trip, Luigi Pignatiello. Scrosciante, è come se ci fosse, sicuramente nelle mie intenzioni c'è tutto. Quanti anni di studio per raggiungere questo risultato? Beh, ho iniziato tutta a suonare la tutta la vita. Ho iniziato a suonare giovanissimo, da bambino. E poi ho avuto la fortuna di cominciare subito a esibirmi, quindi già a 13 anni avevo mio padre, che è stato il mio primo manager, che mi portava in giro nei vari festival dei giovani a suonare, quindi ho subito suonato, insomma, dal vivo, facevo il repertorio classico, ovviamente vengo da studi classici, però avevo il gruppo rock, blues, di giovani amici. E poi una in forte ed irresistibile, tuttora, curiosità mi ha spinto a affrontare, a incuriosirmi di vari generi e stili musicali, e quindi ho cercato un po' di guardarmi intorno, ascoltare, ho ascoltato sempre tantissima musica, tuttora ascolto tantissima musica. E l'amore per la musica nera è arrivato quasi subito o c'è voluto un po' di percorso trasversale? No, è arrivato subito perché facevo i miei studi classici e
e parallelamente ascoltavamo rhythm and blues, il blues, tutta la musica afroamericana che arrivava, e quindi è stato in maniera parallela. Bene.